Siamo a Fano alla Fiera della Sostenibilità, con noi c'è Beppe Pingi del Commercio Ecosolidale, la bottega qui a Fano in Corso Garibaldi. No, Corso Matteotti 44. E cos'è che vendete? Perché vedo incensi, vedo dagli incensi a prodotti di bellezza per la lavatrice, anche per lavare, caffè, anche queste cose. Sì, prodotti alimentari in genere, ma anche artigianato, prodotti per la pelle, abbiamo una gamma di materiali vario, che in linea di massima viene tutto dal paese del terzo mondo. Infatti la bottega Commercio Eco cerca di incrementare il commercio proprio di questi paesi che hanno poca possibilità di svilupparsi, e quindi noi cerchiamo di incrementare, di vendere questi prodotti. La bottega è in linea di massima portata avanti da volontari, siamo tutti volontari, nessuno è pagato, quindi è a titolo gratuito completamente. E poi ormai avete un'esperienza di 20 anni, mi sembra. Sì, adesso a ottobre festeggeremo i 20 anni della bottega del Commercio Eco. La gente è consapevole di questa cosa? Sì. Sta prendendo, cioè ultimamente, negli ultimi anni, sta prendendo più piede o non cambia? Sì, moltissimo, negli ultimi anni sta prendendo piede, perché la gente diventa consapevole di queste nostre iniziative e quindi partecipa moltissimo, anche se spesso qualche prodotto costa un po' di più rispetto a quelli dei supermercati. Però un motivo c'è perché costa di più. Sì, l'idea di massima è il trasporto, che influenza moltissimo, perché viene da lontano, vengono prodotti da lontano, quindi influenza molto il trasporto. E poi chi lo produce viene pagato come giustamente deve essere pagato e non sfruttato dalle multinazionali o quant'altro. Ma io sono preparato. Sì, è così, viene pagato il giusto prezzo, evitando che vengano fatti lavori minorili da persone, insomma, che veramente lavorano, adulti, eccetera. Quindi è una scelta quella di fare una spesa che qualche centesimo in più, poi alla fine non è chissà quanto, e sostenere persone che hanno bisogno e dando valore al lavoro che fanno e non essendo sfruttati. Quindi consigliamo a tutti di far visita a questa bottega. Sì, e tanti auguri a voi, buon proseguimento. Grazie anche a voi, salve.